specie di contacarichi a cremagliera che serviva a portare su e giù la parete esterna del palazzo, gli operai e tutto l'armamentario. Balle di cemento, attrezzi, tutto. Spostato di qualche metro dall'intreccio di tubi, macetti e granaggi, Altin sollevò lo sguardo verso il tetto, dove già da un paio dei suoi compagni stavano trafficando con la grondaia. Vicino a lui, nel freddo del mattino, il padrone di casa, con l'auricolare del telefonino che gli si calava lungo il collo, e scompariva dietro il taschino della giacca. Guardava diritto di fronte a sé e parlava da solo come un pazzo. Altri non lo ascoltava, ma ogni tanto captava qualche parola di quel monologo che gli era detto. Doveva essere una telefonata di lavoro, anche se non aveva idea di quale mestiere potesse fare quell'uomo. Non un bel mestiere, pensò. Tradiva infatti Nas e metteva a disagio anche chi gli stava vicino. Come forse tutti i romanzi, questo libro nasce da molte esigenze diverse. In particolare io avevo un'immagine in testa quando ho iniziato a scriverlo, che poi è la scena iniziale del romanzo. Si tratta di un infortunio sul lavoro, di una caduta da un palco su un cantiere edile, e da quell'immagine io poi ho sviluppato tutta una serie di storie che si intrecciano, e ovviamente sempre tenendo conto di quello che significa per la società in cui viviamo il fenomeno degli infortuni sul lavoro, che dal mio punto di vista è una delle piaghe più gravi che interessano appunto la società italiana, in particolare un po' non solo quella, sfortunatamente. È stato un processo lungo, alla prima stesura mi ha richiesto un anno e poi ci sono tornato su un po' dopo, nel momento in cui ho deciso di pubblicarlo con l'editore, con l'Antana Editore, che è appunto la casa editrice che mi ha dato fiducia, e a quel punto erano già passati 2 anni dalla fine della prima stesura, ci ho rimesso un po' le mani e ecco, insomma, il risultato è quello che abbiamo oggi in libreria.